Buongiorno, intanto grazie dell'invito, ringrazio sia il Presidente che il Direttore. Anche in questi giorni, diciamo, complicati, ha cercato comunque di mantenere l'impegno, perché veramente ritengo lo sforzo che l'intero sistema delle agenzie, nazionali, regionali fa per raccontare con dati scientifici. Con dati oggettivi, quella che è la qualità dell'ambiente, in particolare la qualità dell'ambiente urbano, come vediamo, sta diventando l'ambiente urbano un elemento sempre più centrale nelle politiche nazionali, perché è evidente che la concentrazione di buona parte della popolazione nelle aree urbane determina un focus prioritario su quello che accade nelle aree urbane, e quindi io credo che un lavoro come questo sia un lavoro fondamentale per chi studia ovviamente questo settore, sia però anche un lavoro fondamentale per il decisore politico. Io poi, lo sapete, l'ho detto anche in altre occasioni, vengo dal mondo scientifico, quindi è evidente che per me rappresentano veramente un elemento di fondo per le decisioni, anche perché soprattutto in alcuni settori, come quelli ambientali, anche questo mi dispiace doverlo ridire ogni volta, ma la deformazione della comunicazione, il passaggio di informazioni non corrette, la strumentalizzazione di alcuni dati non aiuta, non aiuta nella analisi dei fenomeni, non aiuta nella scelta poi delle decisioni politiche. E c'è anche un altro elemento che in questi giorni ovviamente non posso non sfiorare, anche se non è un elemento ovviamente di questa sessione, ma come spesso le questioni ambientali, le tematiche ambientali, come ho detto da tanti anni nei rapporti sulle ecomafie di Legambiente, sono punto di aggressione, le tematiche ambientali, punto di aggressione della corruzione e del malaffare. E questo è anche un altro elemento per cui invece il rigore scientifico e l'analisi dei fenomeni dettagliato aiuta, perché poi, come abbiamo visto purtroppo anche in questi giorni, la costruzione di emergenze mirate, in qualche modo a volte provocate, è il punto di inserimento della corruzione. E quindi io credo che ancora di più lavori come questo e il supporto di organismi terzi, fra l'altro, perché è ovvio che soggetti pubblici come l'ISPRA e l'ARPA rappresentano organismi terzi nella raccolta di dati, ma anche nel monitoraggio e nel controllo ambientale, aiuta la pubblica amministrazione, aiuta l'ente locale a tenere, diciamo, la barra dritta rispetto a fenomeni invece di deformazione. Scusate la piccola premessa, ma era ovviamente in questi giorni necessaria, essendo anche l'amministrazione capitolina colpita da questi eventi, avendo io in prima persona in questo anno e mezzo affrontato tante emergenze, alcune reali, alcune, come emerge anche dagli atti, un po' meno. Io credo che lo sforzo, ringrazio, ho voluto ascoltare tutto perché non ho più il tempo purtroppo di leggere i rapporti come questo, ma ho voluto ascoltare la presentazione perché molte cose ovviamente le vivo direttamente, le conosco, ma il quadro d'insieme aiuta anche una città grande come Roma, e credo che sia fondamentale fare lo sforzo, come è stato fatto in questo rapporto, di scandagliare prima di tutto tutta una serie di settori e anche raccontare l'intersettorialità, la necessità di lavorare per settori trasversali, perché l'ambiente è obiettivamente trasversale a molte politiche, e questo è il primo sforzo che stiamo provando a fare, perché invece poi le amministrazioni locali sono organizzate, diciamo, per settori ben precisi, perché poi ci sono delle responsabilità. E invece un primo sforzo che come amministrazione abbiamo provato a fare è proprio un lavoro intersettoriale su alcuni temi. Guardiamo al PGTU, al Piano Generale del Traffico Urbano, che ha ovviamente avuto un forte lavoro di sintesi con invece gli uffici che seguono tutti i temi della qualità dell'aria e del monitoraggio, anche perché io poi sono quella che firma e non l'assessore alla mobilità le domeniche di blocco del traffico e le targhe alterne.
Quindi c'è sempre la parte, diciamo, più rognosa rispetto ai cittadini e meno piacevole. Però è evidente che se noi non partiamo, non soltanto nelle scelte, diciamo, di interventi spot, come sono le domeniche ecologiche o le targhe alterne, ma non partiamo invece dentro la programmazione, dentro la pianificazione, a integrare i settori, noi non riusciamo poi a avere delle politiche che effettivamente vanno a colpire e a raggiungere certi obiettivi. Quindi questo sforzo lo stiamo facendo rispetto al piano generale del traffico, lo stiamo facendo rispetto al lavoro di riqualificazione e ricucitura della città con l'assessore ovviamente all'urbanistica, e quindi lo stiamo facendo in tanti settori. L'altro tema che emerge, e io ogni volta che leggo i dati vado sempre a verificare se il dato, perché le agenzie comunicano e sparano un po' i dati così quando poi servono per fare notizia, ma soprattutto i dati ambientali, vado a verificare il dato assoluto, ma anche il dato in qualche modo mediato rispetto alle realtà locali, perché io adesso parlo di un dato che non c'entra niente con le questioni ambientali, ma uscì a un certo punto un'agenzia in cui le strade di Roma erano le più pericolose perché c'era a Roma il maggior numero di incidenti. Ora, un numero assoluto, è evidente che a Roma c'è il maggior numero di incidenti, semplicemente perché a Roma c'è il maggior numero di chilometri di strade rispetto a qualunque altro comune, perché Roma è il comune più grosso. Quindi è importante, nel bene e nel male, perché questo fa emergere ovviamente elementi positivi e elementi negativi delle politiche ambientali, fare sempre, raffrontare sempre, parametrizzare sempre i dati rispetto alle dimensioni, alle quantità che possono essere gli abitanti, i metri quadri, così come tutti i temi del verde o di altri settori ovviamente vanno parametrizzati rispetto alla realtà locale, perché Roma con quelle dimensioni ha un po' il primato su tutto, nel bene o nel male, semplicemente perché quantitativamente ha dei numeri elevati. Questo non vuol dire che corrisponda ovviamente a una qualità equivalente. E in questo a noi serve molto fare questo lavoro perché questa è la valutazione che sto facendo anche sui rapporti della qualità dell'ambiente che si sono fatti anche al Comune di Roma, e che credo sia l'ultima del 2012, l'aggiornamento, ma invece è uno strumento da continuare ad aggiornare, cui però l'ultimo rapporto è un rapporto solamente qualitativo, mentre noi dobbiamo iniziare a inserire degli indicatori, come in questo caso, perché è l'unico modo per valutare anno per anno poi l'effetto di alcune politiche, perché è necessario, e questa è un'evoluzione che anche la classe, gli amministratori devono fare quando si mettono in campo alcune politiche, agganciare degli indicatori, perché noi dopo un anno, dopo 2 anni dobbiamo avere la possibilità, anzi dobbiamo avere in qualche modo l'obbligo di andare a valutare gli effetti positivi e negativi tramite alcuni indicatori delle politiche messe in campo. Questo lo stiamo facendo in tutti i settori. I miei settori vanno dai rifiuti alla gestione del verde, e l'impegno in questo anno e mezzo è stato notevole, sia sulla raccolta differenziata, per dire, io credo che a Roma, e si è visto quanto le aree urbane contribuiscano con circa un terzo sui quantitativi di raccolta differenziata complessiva, è ovvio che l'aumento di qualche punto percentuale, di una decina di punti percentuali per anno della raccolta differenziata a Roma su un quantitativo di materiale recuperato a livello nazionale ha un peso non indifferente, così come ad esempio il tema del verde o del dissesto idrogeologico, tutti i temi sui quali stiamo lavorando, iniziando a inserirli dentro un altro filone che inizia a emergere anche da questi rapporti, che cioè tutto quello, il tema della mitigazione dei cambiamenti climatici, della mitigazione e dell'adattamento. Anche lì, purtroppo, fenomeni atmosferici e emergenza ci hanno messo di fronte in modo drammatico alla fragilità del territorio, esito però anche della non cura degli ultimi decenni, per cui recuperare un'assenza di cura, quando non un'aggressione del territorio. Io ricordo che abbiamo case costruite in zone che si chiamano stagni e bagnoletto, e che quindi in modo evidente, semplicemente per il nome, diciamo, rappresentano delle zone con dei fenomeni in cui forse costruire delle case non era proprio l'elemento, la scelta migliore da fare. Però noi oggi ci ritroviamo con questa città, tra l'altro per quanto riguarda l'edificato in gran parte condonato, però ricordo sempre che si può condonare una, diciamo,
una cosa, si può condonare una fase amministrativa scorretta, è difficile condonare, ovviamente la natura è difficile che segua i condoni, e quindi noi ci troviamo con un territorio fragilissimo, ancora di più dati i cambiamenti climatici in atto e le concentrazioni piogge sempre più elevate. Proprio per questo motivo, su questo tema, con l'assessore Caudo abbiamo fatto partecipare Roma al bando della Fondazione Rockefeller sulle città resilienti. Abbiamo vinto il bando insieme a tante altre città, il bando complessivo sarà di le 100 città resilienti, e stiamo iniziando a lavorare per mettere a sistema tanti settori e per iniziare a ragionare sul piano di resilienza della città di Roma, perché noi con questo tipo di fenomeni nei prossimi anni ci dobbiamo confrontare e speriamo per una volta di non arrivare sempre a valle rispetto ad altre città che sono sempre, diciamo, avanti su questi temi, ma iniziare anche a raccontare una città diversa che in qualche modo mette, e questo è lo sforzo che stiamo facendo, mette al centro delle proprie politiche la qualità della vita e dell'ambiente urbano. Non è facile farlo in una città come Roma, la cui eredità è un'eredità pesante e che quindi non si trasforma in pochi anni, però noi attraverso i temi della resilienza, attraverso i temi della sostenibilità, attraverso i temi dell'efficienza energetica, stiamo riconvertendo tutte le gare calore, cioè quelle che sono legate alla dotazione di riscaldamento e raffreddamento negli edifici pubblici. Non più a consumo, ma in termini di efficienza energetica. Stiamo lavorando sulla resilienza anche attraverso la riqualificazione e la destinazione a uso agricolo di un grosso patrimonio agricolo in parte abbandonato che Roma ha, e attraverso i bandi per le terre giovani a giovani agricoltori. Non vi racconto lo sforzo che stiamo facendo sul settore rifiuti, che fra l'altro comporta un cambiamento radicale, un consenso non immediato, perché è evidente che il cittadino, noi forse conosciamo e ci raccontiamo i dati della raccolta differenziata che ha superato il 40%, insomma quasi un anno e mezzo, quasi 10 punti percentuali, una città come Roma non è banale, una città di 2,8 milioni di abitanti con il turismo, con tutta una serie di problematiche, di fenomeni di picco. Noi raccontiamo, noi vediamo, io vedo dai dati questo, vedo le centinaia di tonnellate in più che dallo scorso anno a quest'anno vengono avviate alle piattaforme CONAI, agli impianti di recupero, agli impianti di compostaggio, e vengono tolte dall'indifferenziato e quindi da una destinazione a incenerimento e discarica, però poi nella riorganizzazione complessa di un sistema fatto appunto di quasi 3 milioni di abitanti e di migliaia e migliaia di utenze, il cittadino vede la difficoltà di riorganizzare il servizio e quindi il cassonetto pieno. Allora, è difficile ed è necessario, i dati in questo caso aiutano a raccontare un cambiamento in atto su dei dati complessi, quando poi ovviamente la realtà dei cittadini è invece una difficoltà nel servizio. Però in qualche modo questo era il mandato che ci era stato dato, e queste erano anche le scelte dichiarate dall'inizio della consiliatura e della giunta, e quindi nonostante alcune cose sul momento possono anche non produrre consenso, noi siamo convinti che o si dà uno scossone molto forte, soprattutto sui temi della sostenibilità ambientale e della legalità in questa città, reggendo anche i contraccolpi, quindi la difficoltà nei servizi e nella gestione di città, soprattutto nei primi anni, oppure una città con un'eredità pesante come Roma Capitale è difficile da riportare su binari corretti, quindi questo è lo sforzo che stiamo facendo. Grazie. Grazie professore, grazie per gli spunti importantissimi. Secondo me, senz'altro il concetto di resilienza da introdurre anche a fianco di una rinnovata legge urbanistica, io credo che sia uno degli elementi fondamentali. La seconda cosa, la ringrazio per aver sottolineato che l'indicatore non è un elemento freddo, ma un elemento che deve essere ragionato rispetto a ciò che si può osservare, io credo. La qualità anche culturale dei governi è un elemento fondamentale, quindi,